In un suo importante quanto discusso libro, lo storico e filosofo tedesco Ernst Nolte sosteneva che la radice dei mali che avrebbero poi colorato di lacrime e sangue il Novecento doveva essere individuata nel 1917. Il 1917, così dice Nolte nel suo libro La guerra civile europea, è l'anno in cui si impone la violenza di classe in forma rivoluzionaria, la violenza bolscevica, a cui poi reagisce in forma mimetica il nazionalsocialismo rispondendo a questa violenza con altrettanta violenza. La tesi di Nolte, discussa e discutibile, è dunque quella secondo cui le tragedie del secolo Novecento, secolo breve ma più di ogni altro denso di sciagure e di calamità, la radice di tutte queste sciagure andrebbe individuata in un anno, il 1917, da cui appunto sarebbe scaturito il male sulla terra nelle due forme segretamente complementari del bolscevismo russo, lotta di classe e sterminio di classe, e del nazionalsocialismo tedesco, sterminio della razza e odio verso il popolo ebraico. Due totalitarismi gemelli, dunque, seguendo la tesi di Nolte, che in forme apparentemente opposte ma segretamente complementari producono forme di violenza inaudite, la cui origine appunto sarebbe, ripeto, il 1917. Ora io personalmente, ma non solo io chiaramente, respingo in toto questa tesi di Nolte, perché se proprio si volesse giocare all'equivoco gioco di trovare la data da cui far cominciare le disgrazie del Novecento, io credo che la si dovrebbe individuare non già nel 1917 né tantomeno nel 1933, che sono semmai momenti secondari, sia pure gravissimi ovviamente, di questa violenza rivoluzionaria e di odio di classe o di razza. Fermo restando che il 1917 resta dal mio punto di vista integralmente legittimo come reazione al capitalismo dilagante, come tentativo per la prima volta nella storia umana delle classi oppresse di reagire al dominio a cui erano sottoposte. Ciò ovviamente non comporta una legittimazione del gulag e della violenza che ne è seguita, sia chiaro, ma legittima invece il gesto 1917 di reazione all'imperialismo, allo sfruttamento e al capitalismo trionfante. Ciò detto, se si dovesse, come dicevo, individuare la data decisiva da cui far iniziare, seguendo Nolte, le tragedie del Novecento, questa data andrebbe allora ravvisata, dal mio punto di vista, nel 1914. Il 1914, l'anno del primo conflitto mondiale planetario, è l'anno in cui l'imperialismo del capitalismo trionfante, avrebbe detto Lenin, l'imperialismo come fase suprema del capitalismo, produce le sciagure più grandi sulla Terra, apre un ciclo di bagni di sangue terribili causati sia dalla nazionalizzazione delle masse, come l'ha chiamata la storiografia, sia un conflitto mondiale destinato a produrre a catena tutta una serie di reazioni. Il 1914, cioè l'origine delle tragedie politiche mondiali, è un gesto di tipo imperialistico scaturente dai rapporti di forza capitalistici su scala globale. È appunto un capitalismo che deve conquistare il mondo in forme violente e, avrebbe detto Marx, in modo tutt'altro che idilliaco. Il capitale che torna a grondare sangue e sporcizia dalla testa ai pori. Quello è il 1914, a cui seguono altre forme non meno gravi di violenza, dal 17 al 33, per tacere poi delle violenze che anche hanno accompagnato parte successiva del secolo breve. Come mai il 1914, oggi dobbiamo chiederci, è completamente obliato e invece si insiste maniacalmente sempre solo sulla violenza sovietica, 1917, poi stalinismo e così via, e sulla violenza nazionalsocialista, 1933, Auschwitz e Hitler? Perché nella storiografia oggi dominante non vi è spazio per il 1914, cioè per la scaturigine delle tragedie del Novecento, e si parla sempre solo dei totalitarismi gemelli, della violenza di classe sovietica, della violenza razzista nazionalsocialista?
ma per un fatto molto semplice, io credo, cioè per il fatto che, come diceva Marx, le idee dominanti sono sempre e solo le idee della classe dominante, e la classe dominante oggi è la stessa, mutatis mutandis, che ha fatto il 1914, cioè la classe imperialista che detiene i rapporti di forza capitalistici e che deve per ciò stesso condannare ogni tipo di violenza che non sia quella da essa stessa prodotta. Così si spiega, dal mio punto di vista, l'indecorosa riscrittura della storia a cui viene sottoposto il Novecento, presentato come secolo esclusivamente della violenza comunista e della violenza nazifascista, con una totale, ignobile assoluzione della violenza di tipo capitalistico ieri, nella forma dell'imperialismo, e di tipo neoliberista oggi, la violenza economica del mercato che produce veri e propri genocidi di tipo finanziario, riduce i giovani a un immenso esercito industriale di riserva precarizzato e così via. Cioè, appunto, oggi viene utilizzata la critica della violenza del passato in un duplice senso. In primo luogo, per destare l'illusione che la violenza sia sempre solo quella comunista e quella fascista e mai quella di tipo neoliberista capitalistico. E poi soprattutto per creare una sorta di immedesimazione, anzi una sorta di identità immediata fra l'esodo dal capitalismo neoliberista e il riprodursi di quelle forme di violenza. Come se appunto chi volesse compiere l'esodo dal capitale oggi trionfante e proporre una società altra rispetto a quella della forma merce totalitaria, volesse per ciò stesso ripristinare il Gulag di Stalin o l'Auschwitz di Hitler, laddove invece evidentemente ci può benissimo essere una critica che colpisca tanto Hitler e Stalin quanto il capitalismo oggi trionfante, della sola critica oggi veramente tale, quella della violenza che si predica e si realizza in molti modi. Oggi la violenza non è più quella di Hitler e quella di Stalin, ma è quella neoliberista, e il fatto che nevroticamente si parli della violenza unicamente come se essa fosse quella di Hitler e di Stalin la dice lunga sul grado ideologico del nostro tempo.